compagnia del mister del Cerignola Ivan Tisci. Buonasera mister. Buonasera. Allora, il Cerignola che esce sconfitto dal Partenio Lombardi ed era comunque riuscito a fare, soprattutto dopo l'espulsione, la partita che doveva fare ed era quasi riuscito a strappare il punto in casa dell'Avellino. Sì, diciamo che stavamo portando a casa un punto che per lo spirito e per come i ragazzi hanno, diciamo, lottato in campo cercando di continuare a non perdere le distanze, probabilmente poteva essere meritato. Ovvio che già le partite in questo campionato, in tutti i campionati, sono difficili da affrontare quando sei in 11 contro 11, giocare contro questo Avellino per 70 minuti, 10 davanti a questo pubblico, è diventato ancora tutto più complicato. È chiaro il rammarico per aver preso gol, poi dopo l'ultimo giro di lancette è ancora più grande, però anche se conta poco, perché alla fine si ha l'abitudine spesso di guardare solo i punti, quelli che si fanno durante le partite, quindi mi porto a casa la prestazione dei ragazzi, l'atteggiamento e lo spirito che c'è stato da parte di tutti, però purtroppo torniamo a casa con una sconfitta e soprattutto con un'espulsione, e quindi da parte mia, da allenatore, il rammarico è grande. Però mister, immagino che ci sia comunque soddisfazione, perché perdere la prima partita in campionato al 95esimo con un uomo in meno non fa altro che comunque rafforzare, appunto, quello che diceva, la prestazione della squadra che comunque non ha mollato fino alla fine. No, i ragazzi, da questo punto di vista, hai detto bene tu, non hanno mollato. È ovvio che poi dopo col passare dei minuti era normale che la pressione dell'Avellino potesse venire fuori, perché hanno giocatori di qualità, perché c'è un pubblico che spinge e perché chiaramente può subentrare un pizzico anche di stanchezza. Però devo dire che la squadra non ha avuto paura nell'affrontare l'Avellino stesso in inferiorità numerica. Però è chiaro, ripeto, è difficile giocare per 70 minuti su un campo così e cercare di portare punti a casa. Ovvio che arriva questa prima sconfitta in campionato, abbiamo dovuto cadere e per cadere abbiamo dovuto giocare uno in meno, quindi speriamo di continuare in futuro a non avere queste disattenzioni, di evitare di magari di regalare uomini agli avversari, anche se magari l'espulsione è dettata da un regolamento che parla chiaro. Ora poi lo riguarderò, però ripeto, sono rammaricato, perché alla fine, al di là della sconfitta, che è quello che conta per la classifica, torno a casa con una squalifica di un giocatore e con il rammarico da parte dei ragazzi che hanno speso tanto senza trovarsi nulla nelle mani. L'ultimissima mister, conosce l'ambiente Avellino, il Partenio, immagino che aveva messo in guardia, insomma, anche un po' la squadra, e che impressione le ha fatto l'Avellino, dove può arrivare secondo lei insieme a qualche altra big, immagino, del girone? Ma io ho detto prima della partita, ma l'ho detto nelle mie chiacchiere di confronto con altri magari addetti ai lavori, per quanto mi riguarda Avellino, Catania e Benevento alla lunga saranno le squadre che per organico, per blasone e anche per quelle che riguardano proprio le proprie tifoserie, no? Perché sono piazze che hanno fatto categorie superiori e quindi io credo che alla lunga una di queste tre sarà quella che potrà giocare fino alla fine per un posto al sole. Poi dopo è chiaro che bisognerà giocare le partite. Questo Avellino è in crescita, è una squadra secondo me di tutto rispetto. Per quanto riguarda il Partenio lo conoscevo, sapevo che sarebbe stato un dodicesimo uomo in campo, e il boato finale al gol mi ha fatto tornare in mente anni addietro quando ero qua io e quando vivevo queste situazioni, quindi questo lo sapevamo. Avrei preferito non sentirlo quell'urlo, però merito magari a loro per averci creduto fino alla fine, peccato per noi, e guardiamo adesso alla prossima. Grazie.